Buongiorno a tutti, sono Giorgio Lupoi, il presidente dell'OICE e ho l'onore di introdurre questo webinar. Comincio con i dovuti ringraziamenti al presidente Busia, il presidente dell'ANAC, che ha accolto il nostro invito ed è qui con noi con i suoi dirigenti per illustrarci questa novità e raccontarci la messa a terra di questa importante innovazione. Mi presento perché rispetto ai soliti webinar, in questo caso abbiamo raggiunto quasi 1.000 iscritti e ci sono tante associazioni, tante società, tante stazioni appaltanti che non conoscono me e non conoscono l'OICE. L'OICE è l'associazione che rappresenta le società di ingegneria e di architetture, di consulenza tecnico-economica. L'OICE è aderente a Confindustria da ormai tanti anni e quindi rappresenta gli operatori una parte importante degli operatori economici della progettazione. L'OICE raccoglie circa 400 società, 18.000 addetti, con un fatturato che è superiore ai 3 miliardi. Le nostre società lavorano prevalentemente nel campo del settore pubblico. Oltre il 50% di questo fatturato viene fatto in Italia e nel settore pubblico. Quindi ecco l'importanza chiaramente per tutte le innovazioni. Sono anni che in questo paese stiamo cercando di innovare tutti insieme, dal governo agli operatori economici, per semplificare il processo e migliorare il percorso delle opere pubbliche, velocizzarlo, semplificarlo. E questo è uno dei tasselli. Altri sono state le varie semplificazioni che ha attuato il governo Draghi e altre dovranno venire, speriamo, con il nuovo codice. La direzione è che tutti quanti, noi operatori economici e istituzioni, in questo caso l'ANAC dall'altra parte, auspichiamo di avere un processo il più efficace possibile, che accorci i tempi della realizzazione delle opere pubbliche, mantenendo i criteri di qualità, efficienza, sicurezza complessivi che il nostro paese merita. Il focus di questo webinar è sulla fase di accesso alla gara e alla verifica dei requisiti delle gare. Una cosa particolarmente complessa per la parte delle società di ingegneria, perché diversamente dagli operatori economici, imprese di costruzioni, dove c'è un sistema di qualificazione, buono o meno che sia, ma comunque standardizzato da tanti anni che sono le SOA, nel caso della progettazione ci si qualifica gara per gara. I requisiti si rappresentano gara per gara e non c'è e non c'era ad oggi uno strumento per raccogliere i requisiti dell'operatore economico e facilitare questa fase di verifica. Quindi ogni stazione appaltante si ritrovava a dover riverificare carte e documenti che spesso erano stati verificati dalla stazione appaltante precedente, senza saperlo, ricominciare il processo e quindi allungare comunque la fase di verifica. Questo strumento dovrebbe semplificare il processo, permettere anche alla stazione appaltante di avere maggiore certezza e accorciare i tempi. Quindi siamo ben felici che sia attuato. Tanti anni, sono tanti anni che l'OICE spinge anche per uno strumento di questo tipo. Ne aveva fatto una banca dati semplicemente degli associati per facilitare e rendere agevole questa attività. È chiaramente importante che venga fatto a livello istituzionale, che venga messa a disposizione delle stazioni appaltante, unitamente all'Osservatorio dei lavori pubblici, perché tutti questi dati permetteranno anche un maggior governo del processo delle opere pubbliche in questo paese. Quindi ringrazio di nuovo il presidente Busia e anche gli uffici dell'OICE che sono stati impegnati notevolmente nell'organizzazione di questo webinar, che ha visto davvero un numero di iscritti molto maggiore rispetto alla media. E quindi ringraziando il presidente Busia, lascio a lui la parola e poi l'introduzione dei suoi direttori. Grazie Presidente. Grazie, grazie a lei. Sono io che ringrazio lei, ringrazio l'OICE, il direttore Mascolini e tutti per un'occasione così importante, non solo per l'invito che ci avete rivolto e che abbiamo accolto
io e i colleghi che parleranno dopo molto volentieri, ma anche proprio per aver dedicato un momento di riflessione, di confronto su un tema così importante e su una novità così importante, perché si manifesta. Noi fin dall'inizio abbiamo, voi sapete, l'ANAC è autorità di vigilanza sui contratti pubblici, e quello che noi stiamo facendo, almeno l'impegno che stiamo ponendo, è quello di essere sì naturalmente autorità di vigilanza, ma anche autorità che affianca gli operatori, che affianca le stazioni appaltanti, che offre servizi, che cerca di favorire il corretto e la corretta gestione dei contratti pubblici, aiutando volta a volta stazioni appaltanti e operatori a lavorare bene, coloro che vogliono lavorare bene, e quindi affiancandoli. E uno degli elementi, degli snodi essenziali di questo processo è naturalmente la digitalizzazione di tutti i processi che riguardano gli affidamenti pubblici, dall'inizio, fin dalla programmazione per quello che riguarda le amministrazioni, fino all'ultima fattura pagata, e ha il suo perno nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'ANAC, che non deve essere solo e non vuole essere solo uno strumento per creare, cosa importantissima, trasparenza, non vuole essere solo uno strumento per creare e favorire, cosa importantissima, la concorrenza fra i diversi operatori, e quindi l'apertura del mercato, la migliore conoscenza delle gare che ci sono, facendo concorrere tutti in maniera paritaria, ma vuole e diventa anche strumento per offrire servizi. Noi come ANAC abbiamo un patrimonio straordinario, unico in Europa, per questo siamo stati anche premiati, che è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Vogliamo e la stiamo mettendo al servizio degli operatori, delle stazioni appaltanti, dei cittadini tutti, perché non è un patrimonio solo dell'ANAC, non serve solo alle funzioni istituzionali dell'ANAC, ma deve servire appunto ai soggetti ai quali i dati si riferiscono. E quindi questo patrimonio che è stato creato nel tempo e che stiamo facendo crescere, e che è stato inserito opportunamente, noi l'abbiamo suggerito e questo è stato accolto, all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come un elemento a sé, al di là anche della riforma dei contratti pubblici. Il rafforzamento di questa banca dati serve ad andare più veloci, a semplificare, a rendere più trasparente, e a offrire servizi, servizi agli operatori, servizi alle stazioni appaltanti. E io dirò poche parole, poi i colleghi poi illustreranno più nel dettaglio come funziona il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che è un progetto destinato a crescere nel tempo e a migliorare, e quindi offrire sempre maggiori servizi, ma che è già operativo, che abbiamo avviato e che quindi sottoponiamo a voi, e crediamo e speriamo possa essere utile, e siamo naturalmente aperti per cercare di registrare via via miglioramenti. Questo nasce da quello che era la VCPAS, il precedente strumento che veniva utilizzato con il ministro Giovannini. Fin dal primo incontro che abbiamo avuto all'inizio del precedente governo, il legislatore aveva portato fuori dall'ANAC questo l'idea del fascicolo, e però il ministero non era riuscito per mille ragioni ad attuarlo, quindi era rimasto sulla carta e ci si serviva ancora delle strutture dell'ANAC. L'abbiamo riportato in ANAC, l'abbiamo, grazie al lavoro dei colleghi che ringrazio, che poi illustreranno i singoli passaggi, l'abbiamo e lo stiamo reingegnerizzando, e soprattutto lo abbiamo reso operativo al servizio della semplificazione. Questa semplificazione è data e vale sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici, la cosa che interessa in particolare voi, perché le stazioni appaltanti possono essere più rapide nel verificare i diversi requisiti, requisiti di carattere generale, tecnico, professionale, economico, finanziario, perché la nostra banca dati è un nodo che si connette alle altre banche dati pubbliche, è basata sull'interoperabilità, in modo da avere in tempo reale tutte le informazioni che servono, metterle a disposizione
della stazione appaltante che deve fare le verifiche e quindi può farle con maggior facilità e più rapidi, e quindi con maggiore rapidità, evitando anche errori contenziosi, ma anche uno strumento che abbiamo voluto, e questa è la novità, mettere a disposizione degli stessi operatori economici, perché lo stesso operatore economico per partecipare alla gara può verificare quali sono ciò che risulta nelle banche dati pubbliche e quindi quello che risulterà alla stazione appaltante quando verificherà la sua domanda, ed evitare, come a volte capita anche laddove sia involontario, di fare delle dichiarazioni che poi risultano non veritiere, aprendosi poi il problema dell'esclusione, delle sanzioni, dell'iscrizione nel casellario. In questo e sotto questo profilo, il far vedere all'operatore economico cosa risulta nelle banche dati pubbliche gli consente di essere consapevole della propria situazione e di evitare di incorrere anche in problemi quali le false dichiarazioni. Un po' a volte io lo dico come il passaggio dal limite di velocità al tutor, che dice qual è la situazione. Poi naturalmente se ci fossero violazioni, queste vengono individuate e a quel punto anche sanzionate. Ma poi, ed è l'elemento davvero più importante, prima il presidente Lupoi faceva riferimento a questo, c'è l'esigenza di evitare la duplicazione nelle verifiche, di evitare la duplicazione nei passaggi che le singole amministrazioni, le singole stazioni appaltanti debbono svolgere per verificare i requisiti degli operatori. Nel momento in cui una stazione appaltante ha verificato i requisiti di un operatore, per la validità dei documenti, di tutti gli atti che sono stati verificati, è inutile ripetere questa operazione, diventa solo dispendioso. Questa verifica viene messa a disposizione delle altre stazioni appaltanti, che quindi non devono ripeterlo. Questo nasce ed è possibile oggi proprio grazie a questo processo importante di digitalizzazione e di interconnessione delle banche dati, che accelera ma anche semplifica e fa saltare i passaggi. Quindi l'accelerazione è anche molto più ampia di quella pure importante data dal trovare i documenti in un unico luogo, non doverli andare a cercare, non doverli andare a reperire e attendere tempi molto lunghi. Per cui il salto che si può fare con la raccolta delle informazioni è notevolissimo. Dobbiamo, e questo mostra le potenzialità che si hanno con la raccolta sistematica di informazioni, possibilità che garantiscono un miglior governo della spesa pubblica, un miglior governo degli affidamenti pubblici alle autorità volta a volta competenti. Non l'ANAC, in molti casi sarà il governo a guardare questo e a rendersi conto di come vanno. Saranno le stesse amministrazioni che controllano come stanno andando le gare, e sono gli operatori che sono più informati e comprendono e conoscono questo. Oggi non se ne parlerà, ma uno dei progetti che sono sottesi al nuovo codice dei contratti pubblici e che noi stiamo lavorando già ad attuare è quello di avere un unico luogo dove ci sono tutti i bandi pubblici per garantire la trasparenza su questi bandi, perché tutti gli operatori possano essere informati, concorrere e quindi partecipare più ampiamente, a vantaggio sia delle stazioni appaltanti, che così hanno maggiore partecipazione e possibilità avere un'offerta ampia e di selezionare gli operatori migliori, sia per gli operatori che appunto non hanno bisogno di cercare o perdono informazioni sulle gare a cui possono partecipare, ma hanno un luogo unico in cui possono trovarle. E quando decidono di partecipare alla gara, trovano molti degli elementi, se sono e come sono, e noi dobbiamo puntare a questo, già raccolti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, che quindi non deve reinserire quello che ha già inserito, quello che è già conosciuto, e quindi grande semplificazione della partecipazione alle gare, e in più rapidità perché la dimostrazione dei requisiti già verificata da una stazione appaltante, come dicevo, non deve essere ripetuta. È davvero un salto notevole e sono passaggi che via via miglioreremo, perché noi, dicevo, siamo un nodo rispetto al collegamento con altre amministrazioni. Non tutte sono pronte le amministrazioni a fornirci in tempo reale i dati. Noi stiamo spingendo perché questo avvenga più rapidamente possibile, e via via che questi dati saranno disponibili, saranno un patrimonio aggiuntivo, un po' come
il passaggio che abbiamo vissuto in questi anni con la dichiarazione dei redditi precompilata. Via via sono stati aggiunti dei quadri, degli elementi ulteriori che alla fine, che via via che si aggiungono, riducono gli oneri per gli operatori, per chi deve lavorare. Questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro sforzo ed è una misura abilitante rispetto alle altre, al centro di quel progetto grande che si chiama il PNRR, proprio perché era abilitante rispetto al resto. Sappiamo che il PNRR è uno strumento fatto di riforme, fra le quali anche la riforma del codice dei contratti, e di investimenti. Per fare bene questi investimenti servono infrastrutture come questa, la banca dati nazionale dei contratti pubblici. All'interno di questa il fascicolo virtuale dell'operatore economico è una grande infrastruttura immateriale del paese, ma che consente di costruire tante altre infrastrutture, proprio facilitando le stazioni appaltanti e gli operatori a fare bene il loro mestiere. Questo è il nostro impegno, questo è uno delle modalità con cui appunto vogliamo aiutare gli operatori a lavorare bene, a lavorare meglio, aiutare le stazioni appaltanti, perché questo è a vantaggio di tutti. Nella trasparenza, nella controllabilità si può fare semplificazione e si può migliorare il modo in cui si lavora, quindi impiegare meglio tempo, risorse economiche a vantaggio della collettività. Grazie quindi ancora di questa occasione di riflessione con un pubblico tanto numeroso e qualificato di soggetti che sono direttamente interessati e che speriamo possano apprezzare questo strumento. Naturalmente, come tutti gli strumenti, al di là della crescita nel tempo, avrà qualche elemento da migliorare. Saremo felici che voi ci segnaliate eventuali elementi che possono essere migliorati, e noi naturalmente con tutto il nostro impegno cercheremo di farlo, proprio perché crediamo sia parte della nostra missione e sia sempre necessariamente un qualcosa su cui tutti dobbiamo lavorare gli uni a fianco agli altri, soggetti pubblici e privati, per far funzionare meglio il sistema. Grazie ancora. Guardi, Presidente, le rubo ancora un secondo, perché ringrazio per le parole che ha appena detto. Prima di passare la parola all'avvocato Mascolini, che introdurrà il webinar con la parte tecnica, davvero la ringrazio. L'ultimo spunto: l'unione di operatori economici e pubblica amministrazione devono andare di pari passo se vogliamo rinnovare questo paese. Il fascicolo virtuale è un passaggio, ne lancio un altro per il futuro su cui magari potremo lavorare insieme, che è un altro cavallo di battaglia dell'OCE, cioè il contratto tipo. Credere di avere un contratto tipo per i servizi di ingegneria con uno schema di parcella allegato e un ribasso semplifica notevolmente e permette una flessibilità nell'esecuzione del servizio che è notevole. E così ce l'abbiamo all'estero, che generalmente si usano i contratti FIDIC. È un ulteriore passaggio che magari insieme nei prossimi mesi al quale potremo lavorare. Quindi la ringrazio ancora e lascio la parola ad Andrea, al direttore generale dell'OCE, per la parte tecnica. Grazie a tutti. Grazie ancora. Grazie Presidente, ringrazio anch'io il Presidente Busia per aver gentilmente acconsentito all'organizzazione di questo importante evento, che ormai ha superato anche i 1000 iscritti, che è il limite della nostra piattaforma Zoom, e ovviamente chi non riuscirà a collegarsi potrà trovare sul nostro canale YouTube, probabilmente da domani, la registrazione di tutto il webinar, perché appunto queste sono cose che vanno messe a disposizione di tutti, anche di chi purtroppo non è riuscito a collegarsi. Allora, molto rapidamente, un rapido sguardo a come è organizzata il pomeriggio, perché comunque sarà non tutto impegnato. Adesso daremo la parola al dottor Alberto Cucchiarelli, che è il dirigente dell'ANAC, che si occupa dell'ufficio regolazione contratti, per un'illustrazione dell'inquadramento giuridico, quindi delle norme che sottendono a questo strumento. Seguirà poi la parte più operativa, più tecnica, affidata a Stefano Fulini, direttore dell'ufficio servizi IT per i contratti pubblici, e poi faremo partire un vero e proprio question time con domande che arriveranno, anzi già stanno arrivando in realtà nella parte domande e risposte, dalle amministrazioni e dagli operatori economici, che gestiranno Alessandro Bino e Michele Pizziconi, che collaborano con Fulini in questo pomeriggio.
Quindi a questo punto io passerei direttamente la parola ad Alberto Cucchiarelli, che ringrazio anch'esso per l'illustrazione del quadro normativo. Grazie Alberto. Sì, condividi, no, riesco, funziona, sì. No. Ok, vi ringrazio dell'occasione di poter rappresentare chiaramente quello che stiamo facendo per il fascicolo virtuale dei operatori economici. Rappresento chiaramente, come indicato anche dal Presidente, che è un lavoro in progress, quindi diciamo noi man mano cercheremo di andare avanti, di introdurre nuove funzionalità. Nel frattempo, diciamo, il punto di partenza è chiaramente rappresentato dall'articolo 81,2 come modificato dal decreto legge 77 del 2021. In questo articolo, io vi leggo l'articolo 81, ma l'ho riprodotto, ma semplicemente perché a volte è più facile leggere le norme piuttosto che commentarle e parafrasarle. Chiaramente ho indicato delle parti sottolineate che sono quelle principali. Quindi diciamo l'articolo 81 ci dice che è istituito, sempre stando ovviamente alle disposizioni sul fascicolo del documento di gara unico europeo e le CERTIS, che sono funzionalità che poi devono essere in qualche maniera integrate col fascicolo virtuale dell'operatore economico, per la partecipazione alle procedure e per il controllo nella fase di esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti si rivolgono esclusivamente attraverso la banca d'evidenza dei contratti pubblici di cui l'articolo 213,8. Quindi esclusivamente è un vincolo che in realtà esisteva già in precedenza con l'articolo 6 bis 163 del 2006, al quale si è dato parziale attuazione. Diciamo, il secondo aspetto è che il comma 4, dentro la banca dei contratti pubblici, prevede il fascicolo virtuale dell'operatore economico, grazie al quale si verificano l'assenza di motivi di esclusione di cui l'articolo 80, l'attestazione SOA per i lavori, chiaramente, nonché i documenti relativi ai criteri di selezione di cui l'articolo 83 per gli operatori economici, quindi inclusi le società, gli ingegneri, la società di ingegneria. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione a singole gare. Questo è un cambio fondamentale rispetto al precedente VC Pass. Diciamo, nel VC Pass si utilizzava VC Pass gara per gara, qui invece si crea un fascicolo virtuale che può essere utilizzato per le singole gare. I documenti contenuti nel fascicolo virtuale, altra norma importante, possono essere utilizzati anche per gare diverse. Quindi che cosa succede sostanzialmente secondo la norma? In sede di partecipazione alle gare, chiaramente i requisiti di carattere generale sono già presenti o sono acquisiti dalla banca dati, diciamo dal fascicolo virtuale, e gli operatori economici possono indicare i documenti di carattere speciale, non generale, questa norma, questo aspetto generale chiaramente è un refuso che si spera sarà corretto nel nuovo codice, perché chiaramente un operatore economico non può dire rifiuto di fare accedere al casellario giudiziario o altre cose. Indica invece i requisiti speciali di quell'articolo 83 e 84 che sono necessari per la partecipazione alla gara specifica, quindi indica, non deve caricare più se è già caricato. Chiaramente, se si tratta della prima partecipazione, la prima volta che deve essere utilizzato un documento, questo deve essere caricato la gara, in occasione della gara o in poi, e poi potrà essere utilizzato per le gare successive. La comma 2 dice che ANAC individua con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, con AGID, ovviamente adesso il Ministero delle Infrastrutture e basta, i dati concernenti alla partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici. I termini, le regole tecniche per l'acquisizione, nonché i criteri relativi all'accesso e al funzionamento della banca dati.
L'interoperabilità tra le banche dati chiaramente è un aspetto fondamentale su cui stiamo lavorando, soprattutto gli informatici. Diciamo, io sto lavorando con il mio ufficio, sto lavorando per quanto riguarda gli aspetti convenzionali, però l'interoperabilità delle banche dati è quello che dovrebbe assicurare il funzionamento completo del fascicolo virtuale e la possibilità di avere risposte sui requisiti di partecipazione in tempo reale. L'ideale sarebbe che quantomeno per quelli su cui è obbligatorio l'esclusione, l'operatore economico e la stazione appaltante possono verificare immediatamente qual è lo stato dell'operatore economico e quindi procedere a eventuali esclusioni o a eventuali esclusioni se è del caso. La normativa del 4 bis prevede appunto l'esponimento in tempo reale delle certificazioni. Insomma, per attraverso un passaggio della norma, comunque c'è quello che già ha ricordato anche il Presidente, c'è una previsione che le stazioni appaltanti, gli operatori economici e le società di attestazione possono accedere ai dati ognuno per quello che riguarda, per quanto di competenza. Quindi sostanzialmente l'operatore economico, quando il sistema sarà a regime, potrà accedere ai dati che lo riguardano e quindi, come diceva il Presidente, poter verificare se nei certificati, nelle certificazioni necessarie per partecipare, esistono e risultano delle irregolarità che può quindi magari provvedere a sanare, poter verificare, capire che cosa è successo. Le stazioni appaltanti potranno accedere non indiscriminatamente ai dati di tutti gli operatori economici, ma soltanto quelli che riguardano la specifica gara, così come le SOA potranno accedere alla documentazione necessaria per procedere alle certificazioni, alle analisi che deve condurre per qualificare un lavoratore, un operatore economico per i lavori. L'ANAC, fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui è il comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo e gli accertamenti per gare diverse. Questo è il quadro normativo ed è il quadro normativo, che dovremo avere a regime. Quindi, come è già stato sottolineato, noi abbiamo fatto chiaramente dei passi molto in avanti, importanti rispetto a quello che era il vecchio VC Pass. Ricordiamo che il fatto che il VC Pass fosse stato tolto ad ANAC per passare al MIT e poi tornando noi ha avuto come conseguenza che gli investimenti che si potevano fare sono stati bloccati per anni, perché chiaramente ANAC non poteva investire su un sistema che non era più suo. E abbiamo una serie di benefici che abbiamo cercato di riassumere in questa tabella, che riguardano sia i benefici per la stazione appaltante che per l'economico. Quindi il riuso dei documenti dovrebbe ridurre il rischio di errori, la necessità di approfondimenti istruttori, il soccorso istruttorio. E per l'operatore economico questo vuol dire semplificazione onere di partecipazione, riduzione rischio di errori. L'utilizzo verifiche già eseguite da altre stazioni appaltanti, chiaramente è un modo per accelerare i tempi di aggiudicazione. E anche questo, ridurre errori, ridurre contenziosi, anche questo a beneficio di stazioni appaltanti e operatori economici. Accesso alla banca dati da parte dell'operatore economico, naturalmente riduce il rischio di false dichiarazioni involontarie, perché magari c'erano delle cose di cui non si era a contezza, non si era rappresentato, non era chiara la situazione, e quindi dovrebbe ridurre il contenzioso. Anche per la stazione appaltante, ciò significa che le procedure sono semplificate, si riducono, chiaramente la situazione contenziosa si riduce il soccorso istruttorio. Chiaramente l'accessibilità delle SOA alla banca dati al fascicolo virtuale uniforma i controlli e semplifica le procedure, e poi chiaramente le stazioni appaltanti possono utilizzare i controlli già fatti dalle SOA stesse. L'interoperabilità delle banche dati permette di acquisire dati nativi digitali, riduzione del rischio di errori, le verifiche in tempo reale, anche qui semplificazione delle comunicazioni, riduzione del rischio di errori. Chiaramente è fondamentale naturalmente vedere il fascicolo virtuale all'interno di gare svolte su piattaforme telematiche, quindi piattaforme
interoperabili, in cui quindi anche le dichiarazioni che vengono rese sono sostanzialmente collegate al fascicolo virtuale. L'estensione a tutte le procedure di gara chiaramente semplifica la partecipazione ai controlli. L'essenziale fase di esecuzione permette quindi di verificare l'operatore economico in tutta la sua fase, permette anche di acquisire dati diciamo, che potranno essere utili per il proseguo, diciamo, per la verifica, per la valutazione dell'operatore economico stesso. L'esenzione delle verifiche al subappaltatore chiaramente semplifica le verifiche del processo requisito del subappaltatore, che spesso può essere già un operatore economico che ha partecipato ad altre gare. Semplifica le dimostrazioni requisiti al subappaltatore stesso, chiaramente, e offre anche maggiori tutele per i lavoratori. Che cosa ha fatto l'ANAC? Diciamo, la delibera, chiaramente, quella che è l'interesse di questo incontro, è la delibera 464 del 27 luglio 2022. Anche se è stata pubblicata il 24 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, perché chiaramente dal 27 luglio, data della delibera, si è dovuto acquisire l'intesa con Limit e Agid. Nella delibera sono chiaramente indicate diciamo, le cose che si possono fare oggi, ed è indicato che proprio l'articolo 3, al comma 9 finale, è indicato quali sono i passi successivi che si intende. È importante dire che diciamo, rispetto al dato normativo, quello che si può sottolineare è che l'intesa con MIT e Agid sia andata, diciamo, anche su questo atto che è diciamo, provvisorio, nel senso che sarà migliorato e esteso man mano che si avranno nuove funzionalità, nuove banche dati, nuovi quindi anticertificatori collegati. Quindi diciamo, l'intesa si è stata già adesso, diciamo, sì, chiaramente si procederà con chiaramente il coinvolgimento di MIT e Agid, tutta la fase dei lavori per step successivi. Quindi in questo momento, diciamo, cosa sta facendo l'autorità? L'autorità sta tenendo numerosi tavoli tecnici con tutti gli enti certificatori, cioè tutti gli enti che detengono dati necessari per le verifiche dei requisiti. Si sta procedendo quindi a rinnovare le convenzioni per quegli enti certificatori che hanno già convenzioni in essere, quindi già i dati sono acquisiti per chiaramente contestualizzarlo al nuovo contesto normativo e chiaramente procedere anche, diciamo, a garantire l'interoperabilità dei dati, quindi non più la richiesta, ma l'acquisizione dove è possibile, dati in modo automatico. E chiaramente si sta cercando di portare, diciamo, di agganciare, quindi di portare nuovi enti certificatori nel sistema in modo da avere un quadro sempre più completo possibile. Diciamo, a riguardo c'è disponibilità, almeno di diciamo, tutti quelli che abbiamo sentito. Naturalmente c'è anche un contesto normativo che negli schemi diciamo, di decreto legislativo di riforma del codice avevano cercato di rendere ancora più stringente l'impegno degli enti certificatori che non hanno convenzioni con l'ANAC di attivarsi per raggiungere questo. Con la delibera 2464 è stato esteso il numero di soggetti che devono ricorrere al fascicolo virtuale, che anche è possibile verificare la fase di esecuzione, ed è prevista la fase di riuso delle verifiche effettuate. Sostanzialmente, diciamo, in questa fase noi come ANAC stiamo cercando di completare diciamo, il range quindi gli accordi, le convenzioni di tutti gli enti certificatori, in maniera di poter portare quanto prima tutti i certificati, i dati necessari per la verifica all'interno del fascicolo virtuale, e nel tempo garantiremo una copertura più ampia definendo, ai sensi dell'articolo 3,1 diciamo, del libro 464, le modalità per l'accesso al fascicolo virtuale mediante l'interoperabilità delle piattaforme telematiche di negoziazione. Voi sapete che il vecchio AVC Pass era facoltativo per le piattaforme telematiche, appunto perché non c'erano i collegamenti diretti tra i due sistemi. Noi saremo, quindi il nostro obiettivo è di raggiungere, di creare questa interoperabilità con le piattaforme di negoziazioni.
le modalità di accesso al fascicolo per le SOA, che in questo non possono fare, le modalità attraverso le quali gli operatori economici potranno accedere alla propria documentazione. Quindi sono step successivi che cercheremo chiaramente di portare quanto prima nel sistema, perché naturalmente quanto più il sistema funziona, tanto più, diciamo, si semplifica il contesto degli appalti. Si è poi proceduto a creare questa lista degli operatori economici verificati. La lista riguarda solo gli operatori economici che hanno avuto una valutazione positiva. Questa è stata una scelta chiaramente dettata da esigenze di evitare, diciamo, evitare contenzioso da un lato, evitare anche di marginalizzare alcuni operatori economici che potrebbero aver avuto una valutazione positiva per diverse cause che non sono necessariamente, che non necessariamente portano all'esclusione in altre gare. Quindi, diciamo, nel fascicolo virtuale si trova soltanto le valutazioni positive. La presenza in lista è garantita per il periodo di validità delle certificazioni utilizzate e presenti nel fascicolo virtuale degli operatori economici. Chiaramente ci sono alcuni certificati che hanno una durata prestabilita 4-6 mesi, quindi quando questi certificati scadono non c'è una nuova verifica su questo operatore economico, l'operatore economico non viene più segnalato come già verificato. Quindi, diciamo, la mancata presenza di un operatore economico nella lista può avere diversi significati. L'operatore economico è negativa, l'operatore economico non è stato ritenuto idoneo a partecipare a una gara, ovviamente non la segnaliamo. L'operatore economico non ha mai partecipato alla gara e quindi non è mai stato verificato e non può quindi avere una valutazione all'interno della lista. L'operatore economico, le certificazioni che hanno reso fattibile la valutazione positiva dell'operatore economico sono scadute, quindi l'operatore economico non è più tracciato, non è più presente nella lista. Quindi la mancanza di un operatore economico nella lista naturalmente non determina che l'operatore economico non sia affidabile. Quello che c'è da dire naturalmente è che l'accesso alla lista viene fatto sempre con riferimento alla gara, perché non vorremmo che la lista diventi un modo per selezionare, ad esempio, gli operatori economici da invitare, sapendo che quegli operatori non creano problemi. Questo non è l'obiettivo, diciamo, della lista. Chiaramente le stazioni appaltanti sono libere di decidere di avvalersi delle verifiche fatte dalle altre amministrazioni, o di ripetere la verifica stessa. Come dicevamo, come abbiamo visto, la normativa lo prevede, la lista degli operatori economici, come un sistema, come una modalità temporanea. Chiaramente le modalità temporanee poi possono essere anche stabilizzate se i risultati sono positivi, ma quello che si può pensare è che man mano che le verifiche sugli operatori economici diventano quanto più automatiche possibili, quindi per i dati su cui c'è interoperabilità, noi potremmo, diciamo, ANAC, fascicolo virtuale, potrebbe dare un semaforo verde o rosso, perché, diciamo, le clausole tassative, le clausole obbligatorie di esclusione. A quel punto, sapere se l'operatore economico, qualcun altro, ha già visto il semaforo verde e rosso potrebbe essere poco importante. Diciamo, ma questa è chiaramente una cosa che vedremo nel tempo, a seconda di come il sistema evolverà effettivamente. Io qui posso aver concluso, vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola al dottor Mascolini, all'avvocato Mascolini. Grazie Alberto per questo inquadramento normativo che cala questo aspetto di digitalizzazione all'interno delle norme e soprattutto fa capire anche che ormai siamo in piena operatività, perché dal 9 novembre questo strumento è in vigore e adesso si tratta un po' di capire meglio il funzionamento. Abbiamo chiesto quindi al dottor Fuligni di introdurre questa parte che poi sarà diciamo sviluppata dai collaboratori che lo affiancano per capire meglio effettivamente come funziona, con uno sguardo rivolto sia alle stazioni appaltanti che dovranno utilizzarlo, sia agli operatori economici. Quindi con molto piacere passo la parola a Stefano Fuligni, che ringrazio anch'esso. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Condivido il mio schermo. Ecco, spero che vediate in presentazione. Ringrazio il presidente Lupoi, l'avvocato Mascolini e l'OICE per questa occasione di divulgazione e confronto molto importante che
che ci consente di avviare appunto un rapporto abbastanza diretto con gli operatori economici, con tutti gli interlocutori che si vedono, diciamo, che vanno ad utilizzare i nostri servizi. Come accennato dal presidente Busia e dal collega Cucchiarelli, questa prima versione del fascicolo virtuale dell'operatore economico è un primo passo nel percorso di completa realizzazione del fascicolo virtuale, così come disegnato dall'articolo 81 del codice dei contratti e come probabilmente sarà, diciamo, evoluto e definito nella bozza di nuovo codice dei contratti. È basato sulla quasi decennale esperienza che l'autorità ha acquisito nell'esercizio del sistema ABC Pass, il precedente sistema con cui si potevano verificare i requisiti degli operatori economici in sede di partecipazione alle gare. Quindi questa esperienza è stata utilissima e fondamentale per poter poi dare seguito a tutte le ulteriori previsioni ed evoluzioni. Io andrei velocemente su quelle che sono le caratteristiche di base per poi soffermarci un po' di più sulle nuove funzionalità e sui flussi che devono essere seguiti da parte degli operatori economici o delle stazioni appaltanti per utilizzare il fascicolo virtuale. Quindi chi lo usa, l'abbiamo già detto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Le prime lo utilizzano in fase di gara e adesso possono utilizzarlo anche durante l'esecuzione del contratto per la verifica dei requisiti degli operatori economici che vengono ingaggiati appunto nell'ambito del contratto. In particolare nella fase di esecuzione si parla essenzialmente dei subappaltatori. Gli operatori economici lo possono utilizzare in fase di partecipazione attraverso l'acquisizione del passo E, quindi l'esplicitazione della volontà di partecipare a una gara, l'autodichiarazione del possesso di tutti i requisiti che vengono richiesti in fase di gara e l'autorizzazione implicita alla verifica automatica da parte della stazione appaltante attraverso il sistema del fascicolo virtuale dell'operatore economico riguardo a tutti i requisiti che sono stati autodichiarati. Queste verifiche avvengono attraverso un'interoperabilità della banca dati nazionale dei contratti pubblici con tutta una serie di banche dati che vengono messe a disposizione dagli enti certificanti. Qui vedete un elenco di documenti che sono acquisiti, verificati automaticamente proprio per la verifica dei requisiti. Quindi si va dalla visura presso il registro imprese fino alla verifica della regolarità fiscale, i dati reddituali delle società di persone fisiche e a tutti i dati che vengono gestiti direttamente dall'autorità per quanto riguarda le attestazioni per la qualificazione degli operatori economici per i lavori, i certificati di esecuzione lavori e le eventuali annotazioni presenti nel casellario delle imprese gestito dall'autorità. Ovviamente questi documenti sono in fase di integrazione, saranno integrati con altre verifiche e si passerà da una messa a disposizione di documenti sempre più a un'integrazione basata su dati interpretabili anche automaticamente e quindi sarà sempre più possibile mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un risultato verde o rosso, quindi un risultato booleano che ci consentirà alle stazioni appaltanti una maggiore velocità, semplificazione nella verifica appunto di questi requisiti. Quali sono le nuove funzionalità introdotte in questa prima versione? Allora, il collega Cucchiarelli ne ha già accennate alcune. Le principali sono la possibilità di estendere le verifiche anche alla fase di esecuzione. Quindi il soggetto aggiudicatario e gli altri concorrenti in graduatoria possono essere sottoposti a verifica anche dopo l'aggiudicazione, se si vuole
verificare la persistenza di questi requisiti e il soggetto aggiudicatario può indicare eventuali nuovi operatori economici che entrano nell'esecuzione del contratto, per ora i subappaltatori, che possono essere sottoposti a verifica. È possibile utilizzare verifiche già effettuate da altre stazioni appaltanti attraverso l'accesso all'elenco degli operatori economici già verificati, a cui ha fatto riferimento il collega Cucchiarelli. Quindi nel momento in cui una stazione appaltante sta procedendo a tutte le verifiche, se un operatore economico è già risultato aggiudicatario nell'arco degli ultimi 120 giorni, questo risulta presente in questo elenco e le verifiche già effettuate dalle altre stazioni appaltanti possono essere utilizzate dalla stazione appaltante che in quel momento sta procedendo alle verifiche per l'aggiudicazione. Questo ovviamente è un'opzione, così come è un'opzione il riuso dei documenti presenti nel fascicolo. Quindi il sistema consente la possibilità di riutilizzare documenti già con i quali, attraverso i quali sono già stati verificati i requisiti precedentemente, e quindi in questo modo si accelera la tempistica necessaria per l'eventuale acquisizione dello stesso documento aggiornato. Quindi queste sono le principali funzionalità messe a disposizione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 81 del codice dei contratti. Poi sono stati introdotti anche alcuni miglioramenti che riguardano la maggiore automazione nella gestione delle richieste di documenti, quindi il sistema consente un accesso molto più rapido a documenti richiedibili con i dati già noti ad ANAC, cioè se l'autorità e il sistema del fascicolo virtuale già ha a disposizione i dati necessari per costruire una richiesta di accesso alla documentazione, alla comprova dei requisiti verso l'ente certificante, questa richiesta partirà in automatico senza la necessità di fornire ulteriori informazioni. Queste richieste possono essere ovviamente gestite in stock, preparate in anticipo ed essere eseguite in maniera asincrona in un secondo momento. Il tutto per velocizzare l'interazione con il sistema da parte delle stazioni appaltanti. È stato semplificato il meccanismo di delega delle funzioni da parte del RUP e quindi consente alle stazioni appaltanti più complesse, più articolate, di gestire le deleghe da parte di un RUP per quanto riguarda le verifiche della documentazione e dei requisiti. È stata introdotta anche una semplificazione per quanto riguarda la gestione dei documenti per le stazioni appaltanti, le quali non dovranno più scaricare e conservare l'intero fascicolo di gara, ovvero tutti i documenti acquisiti per la verifica di quei requisiti necessari per la partecipazione alle gare, perché questa documentazione, questi esiti rimangono disponibili per tutta la durata del contratto. Questo in termini molto molto sintetici per quanto riguarda le principali novità. Ovviamente, come ha detto il Presidente Busia, il fascicolo virtuale dell'operatore economico è uno dei principali componenti che stiamo mettendo in campo per procedere alla completa digitalizzazione del mondo dei contratti pubblici. Digitalizzazione che va nel senso della costituzione di un ecosistema di e-procurement nazionale. Nella bozza del nuovo codice dei contratti, redatta dal Consiglio di Stato, si parla di ecosistema di approvvigionamento pubblico. Bene, questo è costituito essenzialmente da tutte quelle piattaforme di procurement, di approvvigionamento che sono messe a disposizione dalle regioni, dai soggetti aggregatori, dai soggetti privati, da Consip e dalle più grandi centrali di committenza nei confronti delle stazioni appaltanti per
l'espletamento delle gare e nei confronti degli operatori economici per la partecipazione alle gare. Queste piattaforme saranno interconnesse direttamente con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che metterà a disposizione funzionalità come quella del fascicolo virtuale dell'operatore economico, più tutte le funzionalità necessarie per la gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti, consentendo implicitamente un collegamento e diretto accesso a tutte le informazioni disponibili da parte di altre banche dati, di altri soggetti pubblici che sono deputati a utilizzare queste informazioni. Questo è uno schema di massima che in termini un po' più concreti si articolerà in questo uno schema molto molto simile a quello che state vedendo a video. Senza addentrarmi nei tecnicismi, si darà seguito a, oltre allo sviluppo del fascicolo virtuale dell'operatore economico, alla realizzazione di una nuova piattaforma appalti, di piattaforme di supporto alla fase di negoziazione, e tutto questo consentirà una semplificazione dell'intero processo di gestione del ciclo di vita dei contratti, dalla fase di gara con la verifica sempre più automatizzata dei requisiti degli operatori economici, fino all'integrazione con le piattaforme di negoziazione direttamente attraverso servizi automatizzati. Tutto questo consentirà una maggiore trasparenza del processo, dell'intero processo, e la disponibilità in tempo reale di informazioni, dati, documenti utilizzabili a vari fini e da vari soggetti e da vari interlocutori. Io lascerei la parola al collega Alessandro Bino per un'illustrazione di massima dei flussi di lavoro per l'operatore economico, per la stazione appaltante, per quanto riguarda il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo nella fase domande e risposte. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Allora, questo è molto sinteticamente il flusso di lavoro per l'operatore. Posso chiedere al dottor Puligni di togliere la condivisione? In realtà ne ho bisogno io per andare avanti. Ah, vabbè. È possibile lasciarla? Io guido le slide? Va bene, lascio la condivisione. Vai Alessandro. Quindi dicevo, qui è descritto molto sinteticamente qual è l'attività che fa l'operatore economico per l'utilizzo del fascicolo virtuale. Innanzitutto, se si tratta di un nuovo operatore economico, è necessario che un utente che sia amministratore di quell'operatore economico si registri sul sistema. Questo ovviamente avviene soltanto la prima volta. Quindi la registrazione sul sistema consiste nell'acquisizione di credenziali di accesso, negoziazione di credenziali di accesso sul sistema di identity and access management dell'ANAC. Una volta in possesso delle credenziali, l'utente chiederà il profilo di amministratore per l'operatore economico. L'abilitazione di questo profilo sarà interamente automatica nel momento in cui l'operatore economico e il soggetto che si sta registrando compaiono sul registro delle imprese, mentre sarà soggetta all'interazione con il nostro contact center per quanto riguarda i casi in cui la persona fisica non compare sul registro imprese, quindi sarà necessario fornire della documentazione a supporto. Questo è un processo che è totalmente gestito in maniera self-service, quindi nel caso in cui non fosse possibile operare automaticamente l'abilitazione, l'utente riceverà via mail le istruzioni su come proseguire. L'amministratore ha poi la possibilità di registrare uno o più collaboratori e una volta all'interno del fascicolo avrà immediatamente la possibilità di digitalizzare i documenti, chiaramente inseriti in una propria libreria. Chiaramente parliamo di documenti che non è obbligatorio caricare fin da subito e si tratta di documenti che sono in esclusivo possesso dell'operatore economico, perché non possono essere chiesti all'operatore economico di inserire nel fascicolo, non può essere chiesto di inserire nel fascicolo documenti che sono rilasciati da pubblica amministrazione. Quindi, per rispondere alla domanda di Giacomo Cozzi, nella fase di partecipazione non è necessario allegare obbligatoriamente direttamente la documentazione.
A quel punto, nel momento in cui si va a partecipare alla singola procedura, quindi si seleziona il CIP della procedura alla quale l'operatore economico intende partecipare, si indicano le eventuali imprese ausiliarie, si conferma l'assetto di partecipazione, quindi all'interno di quello che viene generato come pass dell'operatore economico dovranno comparire per ragioni di per circoscrivere, diciamo, poi la possibilità per l'amministrazione di fare verifiche solo sui soggetti che stanno effettivamente partecipando, dovranno comparire tutti i soggetti diciamo che compongono il partecipante. In questa fase, per chi aveva già utilizzato la VC Pass nelle sue precedenti versioni, verranno individuati delle nuove tipologie di operatore economico che prima non erano previste, e in particolare il subappaltatore, che è stato introdotto recentemente anche per supportare la verifica in fase di gara. A quel punto, con il consolidamento del pass dell'operatore economico, quello viene messo nelle disponibilità della stazione appaltante, che vedremo poi lo troverà nel suo posto di lavoro nell'elenco dei pass dei partecipanti, e sarà la stazione appaltante poi a, ove necessario per la dimostrazione di qualche requisito tipicamente di carattere speciale, a inviare attraverso il sistema la richiesta all'operatore economico di dimostrazione del requisito. E quindi parliamo di documentazione, come dicevamo prima, che è in esclusivo possesso dell'operatore economico. Questa potrà essere stata già caricata a sistema in precedenza attraverso l'utilizzo di quella che è la libreria dell'operatore economico, oppure potrà essere inserita alla bisogna nel momento in cui la stazione appaltante ne fa richiesta e messa nella disponibilità della stazione appaltante. Quindi questi sono i passaggi principali a cui è chiamato l'operatore economico: l'iscrizione, se non è iscritto, ma abbiamo una grande platea di soggetti che sono già iscritti e già titolari di credenziali per l'utilizzo del sistema, la produzione del pass in fase di partecipazione e la risposta alle eventuali richieste di comprova di requisiti che arriveranno direttamente dalla stazione appaltante. Questo, diciamo, per riassumere le funzionalità. Per quanto riguarda la stazione appaltante, anche in questo caso ovviamente dovranno esserci delle utenze autorizzate all'utilizzo del sistema, e in particolare il responsabile del procedimento è l'utente che ha tutti i privilegi per poter utilizzare tutte le funzionalità. Attraverso il sistema SIMOG il responsabile del procedimento procede alla richiesta di 1 o più CIC a seconda della tipologia di gara che svolge: se è una gara a lotti, ovviamente un CIC per ogni lotto, inserisce i requisiti di partecipazione, e dal momento in cui il termine per la scadenza della presentazione delle offerte inserito in fase di pubblicazione decorre, avrà la possibilità di accedere alla sezione del fascicolo virtuale dell'operatore economico sul portale dell'ANAC tra i servizi per la pubblica amministrazione, per le stazioni appaltanti. Il primo step, una volta individuato il CIC per il quale si vuole fare la comprova dei requisiti, è l'acquisizione dei pass dei partecipanti che ovviamente hanno prodotto il pass con le modalità di cui parlavamo prima, quindi la verifica che esattamente la formazione del concorrente sia esattamente quella che compare all'interno del pass, la conferma dell'acquisizione del pass e a quel punto la possibilità di fare verifiche. Ora, rispetto a questo punto, per chi era già abituato ad utilizzare VC Pass, il paradigma di richiesta e risposta non cambia, almeno in questa fase, cambierà diciamo nell'evoluzione del fascicolo, e quindi ci sarà sempre la funzionalità di richiesta di un documento per la comprova di un requisito, che in questo caso potrà essere molto più veloce grazie all'utilizzo dei meccanismi di riuso. Ora, qualcuno prima ho visto nelle domande che chiedeva perché 120 giorni e non 180. Questo è un tecnicismo che abbiamo adottato all'interno della delibera, perché non tutti gli enti certificanti sono in grado di fornirci un'informazione certa sulla data di emissione del documento, quindi per non commettere errori e rischiare di considerare validi documenti oltre i 180 giorni che sarebbero previsti dalla norma,
abbiamo deciso convenzionalmente di ridurre questo termine a 120, così come 120 giorni sono i termini entro i quali un operatore economico resta all'interno della lista degli operatori economici verificati per considerarlo come termine dalla data in cui è stata fatta l'ultima aggiudicazione da parte di una stazione appaltante e nei termini di validità dei singoli documenti utilizzati ai fini dell'iscrizione dell'operatore economico in elenco. Quindi, come dicevo, il paradigma di richiesta-risposta non cambia, chiaramente possono cambiare, cambiano notevolmente i tempi nel momento in cui esiste già un documento in corso di validità già verificato da un'altra stazione appaltante, perché quel documento potrà essere soggetto a riuso e quindi i tempi di emissione del documento saranno notevolmente ridotti. Non ricordo se c'è un'altra slide, Stefano, perdonami. No? Ok, sono terminate qui, quindi io passerei a cominciare a dare riscontro alle domande, se non ci sono altre. Grazie, grazie davvero, molto, molto esauriente tutto quanto. Vedo circa 55 domande, ad alcune sicuramente avrete già dato risposta. Una trentina sono già state risposte. Ecco, quindi io lascio la palla a voi per i chiarimenti. Ringrazio allora, anche vado, lei. Grazie. Prego. Vado in ordine e poi Michele mi aggiunge se dimentico qualcosa. La PEC che viene attualmente richiesta è rimasta come diciamo residuato dal vecchio sistema. Non deve essere necessariamente una PEC personale del tipo nome e cognome, quindi si può utilizzare anche la stessa PEC per utenti diversi, chiaramente assumendo poi la responsabilità sul fatto che quella PEC possa essere letta da utenti diversi. Per l'utilizzo del fascicolo è obbligatorio anche per le stazioni appaltanti che operano su Sintel. Allora, in questo caso, parzialmente la risposta è già stata data dal dottor Chiarelli. Nella precedente delibera era prevista un'esenzione per i soggetti che utilizzavano interamente piattaforme interamente telematiche. Riproporre questa esenzione adesso avrebbe significato di fatto esentare tutto per tutte le gare, perché vige in questo momento l'obbligo di utilizzo di piattaforme telematiche a norma di codice ormai da qualche anno. Quindi in questo momento è obbligatorio l'utilizzo del fascicolo sia per i dottori speciali, domanda che era stata fatta prima e a cui era già risposto il dottor Cucchiarelli, sia per chi utilizza piattaforme telematiche. L'ANAC sta lavorando per realizzare questo strato di servizi di interoperabilità da mettere a disposizione delle piattaforme telematiche per poter integrare all'interno delle stesse piattaforme le funzionalità di verifica e si sta anche ragionando su un'ipotesi di valutare queste istanze che ci stanno arrivando non solo da Sintel ma da tutti i soggetti che usano piattaforme telematiche per capire se introdurre un regime derogatorio in questo frangente di disponibilità di questi servizi. Questa però è una valutazione che ancora non è stata assunta e che verrà assunta nei prossimi giorni come valutazione. Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia e la possibilità di ottenere il certificato per le procedure concorsuali pendenti, quindi carichi pendenti, in realtà in questo momento non esiste una banca dati centrale per i carichi pendenti come avviene invece per il casellario giudiziario integrale, perché i certificati sono disponibili presso i singoli tribunali. Quindi al momento non ci è possibile attingere a una banca dati unica queste informazioni, ma ovviamente siamo in contatto col Ministero per essere pronti appena questa soluzione potrà essere trovata. Sulle possibili conseguenze dell'utilizzo del fascicolo, io non mi risulta che ci siano sanzioni, però lascerei la parola a Alberto Cucchiarelli. No, il codice prevede l'obbligo di ricorrere al fascicolo virtuale. Naturalmente, se un soggetto decide di ricorrere a
un strutturo di supporto al pagamento, diciamo che lo fa chiaramente prendendosi responsabilità. Chiaramente è un onere che potrebbe essere evitato, e quindi diciamo, però diciamo non c'è, quindi diciamo, non posso rispondere a cosa ne pensa la Corte dei Conti, diciamo non c'è questo, in questo momento non c'è questo onere. Come diciamo, che cosa succede, quindi diciamo, con il mancato inserimento del passoio, visto che è sempre una cosa diciamo più giuridica che tecnica, naturalmente il mancato inserimento del passoio è attivabile il soccorso istruttorio, ovviamente non è una causa di esclusione prevista da nessuna norma, è chiaramente un elemento che noi cercheremo di incentivare le stazioni appaltanti comunque a verificarlo in sede di gara, sia per un problema di acquisizione diciamo dei dati, perché diciamo il fascicolo virtuale sarà necessariamente legato anche alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, diciamo, e quindi la possibilità di monitoraggio, di verifica della correttezza della gara, soprattutto l'andamento della gara stessa, e quindi diciamo è un elemento costitutivo importante. Naturalmente diciamo anche qui stiamo lavorando per comprendere esattamente le conseguenze, diciamo, le conseguenze sul valore economico immediate sono chiaramente che in sede di verifica la stazione appaltante deve richiedere soccorso istruttorio, quindi si perdono tempi per, diciamo, per l'aggiudicazione della gara. Per quanto riguarda invece poi operatività di altri istituti, monitoraggio e cose del genere, probabilmente questo è un vulnus che crea dei danni che vorremmo evitare. Diciamo, per la domanda successiva rispondo ancora io. Naturalmente, diciamo, l'articolo 81, come già detto in sede di presentazione, fa salvi le disposizioni sul DGUE e le CERT. Se un operatore straniero, che un operatore economico che non è residente in Italia, prima di salvi l'organizzazione Italia, naturalmente non avrà una serie, non si sanno enti certificanti che possono certificare lo stato di questo soggetto. Si dovrà fare ricorso ai sistemi di verifica che sono quelli sulle CERT, a meno che questo soggetto non partecipa poi stabilmente in Italia, a quel punto si acquisiscono una serie di dati, però diciamo naturalmente chiaramente non è possibile verificarlo con il fascicolo virtuale, almeno al momento. Allora, su qual è l'operatività oggi? Penso che nel frattempo sia stato risposto, vado a riepilogare quelle che saranno le funzionalità che verranno aggiunte nel tempo per renderlo pienamente operativo, e quindi l'aggiunta dei documenti dell'articolo 80 che ancora non sono supportati, l'apertura delle funzionalità all'accesso della SOA, dell'operatore economico per quanto riguarda la propria posizione e delle piattaforme telematiche per quanto riguarda i servizi di interoperabilità. E in realtà diciamo lo svincolo diciamo, dell'idea della gara per l'accesso al fascicolo, o meglio, la possibilità di accedere al fascicolo in momenti diversi da quello che fino adesso è stato, e cioè il momento della procedura di gara. Oggi è stato esteso. Le verifiche sono state estese alla fase di esecuzione, quindi sull'aggiudicatario e sui subappaltatori, ma non c'è questo concetto di accesso al fascicolo dell'operatore in quanto tale slegato dalla gara. Quindi, ad esempio, per supportare l'iscrizione in albi o funzionalità di questo genere che ancora non sono supportate. C'è uno spettatore anonimo che dice sì ai CEL e anche alla Camera di Commercio, al Durk è tutto, che credo fosse agganciata. Ok. Grazie. Sì, questa ho risposto in parte per iscritto, quindi la trovate anche nelle risposte fornite. Il tempo di risposta dei sistemi che abbiamo in cooperazione applicativa è rapido, direi immediato, nel senso che nella peggiore delle ipotesi per la regolarità fiscale abbiamo 48 ore di ritardo, ma stiamo lavorando per abbassare questi tempi e soprattutto il riuso di documenti già richiesti in precedenza e ancora validi annulla il tempo di attesa.
Se invece la domanda era rivolta in realtà alla sollecitare le stazioni appaltanti o gli enti certificanti all'emissione dei documenti, nei confronti delle stazioni appaltanti che emettono CEL abbiamo un meccanismo di sollecito che però sono quelli classici, non vengono modificati dall'ingresso del fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel senso che emettere un CEL a fine di un appalto è un compito che ha la stazione appaltante con le sue prerogative. Per il resto dei documenti noi stiamo richiedendo agli enti certificanti dei livelli di servizio elevati per garantire la massima celerità nell'emissione. Sì, alla successiva domanda credo di aver già risposto, perché è in corso una riflessione proprio su questo argomento al momento. Ad oggi è prevista la possibilità di scaricare un elenco complessivo di tutti gli operatori economici previsti nella lista? No, e c'è un motivo, ovvero il fatto che in questo momento la presenza in lista non è dovuta al fatto che quell'operatore economico è migliore di uno che non è presente in lista, se posso usare un termine molto banale. Cioè, il fatto di essere presenti in quella lista significa che si è risultati aggiudicatari di un'altra gara, ma il fatto di esportare all'esterno l'elenco degli operatori della lista significherebbe dargli un vantaggio rispetto a chi non è presente in lista, semplicemente perché negli ultimi 120 giorni non si è aggiudicata una gara, e quindi creare una sorta di meccanismo premiante soltanto per essersi aggiudicati un appalto nei 120 giorni precedenti, e per il fatto che quella procedura sia stata fatta utilizzando il sistema piuttosto che no. In realtà la seconda parte della domanda: è necessario entrare nella procedura di gara? Sì, nel senso che quella è una informazione utile nel momento in cui si sta verificando nella propria gara quel soggetto. Sapere cioè che è stato già verificato con successo e negli ultimi 120 giorni da parte di qualche altra stazione appaltante, ed è poi possibile scaricare i documenti che hanno portato a quella valutazione positiva. Ovviamente questi documenti debbono essere sottoposti a un minimo di rivalutazione nel contesto della gara che stiamo aggiudicando anche in questo momento. Insomma, potrebbero non essere del tutto adatti. Alcuni documenti sono sì o no per definizione, altri invece vanno valutati nel contesto di gara. C'era un richiamo a questo circa una difficoltà nello scaricare i documenti, e raccolgo la segnalazione, gradirei che mi fosse inviata per email se possibile. Ho già risposto in privato su questo. Grazie. I nominativi dei soggetti dell'articolo 80,3 devono essere inseriti da stazione appaltante qualora l'operatore non sia presente nel fascicolo. In realtà non è qualora l'operatore non sia presente nel fascicolo, ma qualora quelle informazioni non siano reperibili attraverso il registro delle imprese. Quindi per quei soggetti che non compaiono sul registro delle imprese, l'integrazione la deve fare necessariamente la stazione appaltante per fare la richiesta. C'è anche, è possibile che anche l'operatore economico integri queste informazioni e le debba tenere, cioè le può tenere aggiornate. La stazione appaltante vede precompilati gli elenchi in funzione della combinazione delle due sorgenti, cioè sia il registro imprese che l'operatore economico possono alimentare l'elenco dei soggetti da sottoporre a verifica. Ovviamente la stazione appaltante è tenuta a verificare a sua volta che questo sia l'elenco completo di tutti e soli i soggetti da verificare. È attiva una forma di interoperabilità fra l'ANAC e la Cassa Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti in questo momento per quanto riguarda il DURS degli Ingegneri e degli Architetti. Stiamo esplorando altre casse previdenziali che siano disponibili a mettere, che abbiano a disposizione sistemi in grado di interoperare con noi. Al momento risulterebbe solo la Cassa dei Geometri in grado di fare questo, e siamo già in contatto con la Cassa dei Geometri per implementare la regolarità contributiva dei geometri, la regolarità previdenziale, scusate. L'accesso al fascicolo è dal sito dell'autorità. Scusa. Sì, per accedere al fascicolo virtuale dal portale dell'ANAC bisogna andare nella sezione dei servizi. Servizi per le pubbliche amministrazioni, se si è una stazione appaltante, fascicolo virtuale operatore economico, e servizi per le imprese,
per quanto riguarda invece l'accesso da operatore economico. Se ci avanza qualche minuto possiamo fare un tentativo. Vedo che le domande sono tante e continuano a crescere. Sì, rischiamo di andare abbastanza lunghi perché vedo effettivamente che aumentano di 10 ogni 2-3 minuti, quindi adesso per carità gestite voi. Forse un discorso di carattere generale per diciamo materia, ecco, potrebbe essere utile perché insomma, se no... Sì, se posso intervenire, anche solo leggerle è necessario un po' di tempo, quindi sarebbe opportuno acquisirle e poi prevedere una risposta offline, diciamo, in un secondo momento. D'accordissimo, sì, sì. Su questo, ecco, anche noi siamo ovviamente a disposizione per la raccolta e per la trasmissione delle domande, insomma, ma se avete una mail voi e potete indicarla in maniera tale che... No, possa... vabbè. È sufficiente raccogliere quelle che sono in linea. Io intanto adesso per i prossimi minuti possiamo continuare fino alle 16:30. Sì, 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 tranquillamente, ma insomma non è che ci scade qualcosa, per cui possiamo tranquillamente anche sforare di qualche minuto se necessario, insomma, senza alcun problema. Insomma. Ok, in caso di avvicendamento di diversi RUP nelle varie fasi dell'appalto, AVC Pass era limitato alla sola fase di gara, mentre il fascicolo virtuale dell'operatore economico si estende fino alla conclusione dell'appalto. In questo ambito segue la presa in carico che il RUP fa su SIMOG dell'appalto stesso, quindi entra nel fascicolo virtuale dell'operatore economico come il RUP pro tempore, come risulta da SIMOG, ed ha la possibilità di avere tutte le funzionalità che sono a disposizione del RUP, indipendentemente da chi ha avviato il procedimento e da chi lo seguirà in un'eventuale successiva fase. La gara nella sua vale lo stesso procedimento, nel senso che la gara è assegnata a un RUP e viene identificata dal CIG. Allora, su questa domanda di Giulia Manenti ci scrive che in caso di adesione all'accordo quadro convenzione nel quale è stato indicato che la gara è esclusa dall'acquisizione dei requisiti in quanto l'operatore economico è già verificato, non si può procedere al perfezionamento perché dice che mancano i requisiti necessari alla partecipazione. Questo, se cortesemente ci fa avere il CIG, facciamo un approfondimento perché sembrerebbe un falso positivo. Per i subappaltatori l'acquisizione del pass è possibile anche se la procedura è già in fase aggiudicato? Sì, assolutamente sì. L'operatore economico subappaltatore ha sempre la possibilità di chiedere la generazione del pass anche dopo che l'appalto è stato aggiudicato. Questo per sbloccare il tema delle verifiche in corso. Una precisazione, l'operatore economico subappaltatore non può fare autonomamente il pass e partecipare alla gara, è necessario che il conferente del subappalto perfezioni il pass e è quest'ultimo che lo presenta alla stazione appaltante, quindi il subappaltatore inizia la procedura creando la propria componente del pass e che viene, la procedura di creazione del pass viene perfezionata dal conferente che poi presenta il pass alla stazione appaltante. Comunque è possibile farlo in qualunque momento dell'appalto. La domanda successiva sull'avviso di manifestazione di interesse non mi risulta che in questo momento sia obbligatorio l'utilizzo del fascicolo per questa fase. Alberto, correggimi se sbaglio. Una manifestazione di interesse, non è una gara, quindi. Esatto. I fascicoli degli OE sono già tutti operativi con le verifiche ex articolo 80 oppure le stesse verranno caricate solamente nel momento in cui l'operatore venga selezionato come partecipante ad un affidamento? Come dicevo, il workflow di funzionamento per chi ha utilizzato in precedenza AVC Pass non è cambiato, quindi non ci sono fascicoli precaricati.
ma semplicemente documenti che vengono reperiti in maniera più veloce. Questo sarà il prossimo step del progetto. Nel caso di centrali di committenza, le procedure vengono bandite per conto degli enti convenzionati. Una volta giudicata, viene chiusa la fase di verifica dei diritti di ordine generale e viene applicato il CIG. Questo abbiamo già risposto prima. Nel caso della SUA valgono le stesse considerazioni che abbiamo detto prima. I documenti vanno sicuramente firmati digitalmente prima di essere caricati per avere una valenza. Sarà prevista la notifica tramite un mail back per la richiesta di comprova inserite sul fascicolo da parte delle stazioni appaltanti? No. Come centrale di committenza soggetto aggregatore, tramite convenzioni, accordi quadro, fase esecutiva, questa è, credo sia la stessa di prima. Non sarebbe possibile semplificare il lavoro di impresa a cui si chiede ancora adempimenti procedurali per ogni singolo appalto che agevolano solo il lavoro delle stazioni appaltanti? Sì, in realtà l'agevolazione c'è nel momento in cui, per l'operatore economico, nel momento in cui utilizza lo strumento, perché non deve più mandare gli stessi documenti a tutte le stazioni appaltanti che ne fanno richiesta, ma avrà la possibilità di utilizzare una singola copia del documento. Però questo è uno step di semplificazione che sicuramente prenderemo in considerazione per la fase successiva, perché è interessante lo spunto di riflessione sul fatto che viene percepito come uno strumento di alleggerimento della stazione appaltante, ma non dell'operatore economico. Sì, in realtà è il contrario, ma ci sono alcune scelte che spettano l'operatore economico e vanno fatte gara per gara, cioè con quali documenti comprovare, quali requisiti. È una scelta discrezionale dell'operatore economico in certi ambiti. Ovviamente per i documenti che riguardano lui, tutto il resto della documentazione viene recuperato in automatico. Cambierà il paradigma di gestione da parte dell'operatore economico nel prossimo futuro con il nuovo con la seconda versione del fascicolo virtuale, dove nella corrispondenza dell'evento di partecipazione alla gara il fascicolo verrà precaricato con tutti i documenti a comprova dei requisiti di quella specifica gara, ovviamente laddove reperibili da altre banche dati. Per utilizzare il fascicolo negli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro è necessario acquisire un CIG ordinario. Nel prossimo futuro non esisterà più la distinzione tra CIG e Smart CIG, quindi questo sarà un problema relativo, nel senso che i CIG saranno tutti CIG con un corredo informativo più o meno complesso a seconda della soglia di importo. Ok, come fa un operatore economico a vedere se è inserito in un elenco degli operatori economici verificati? Al momento non può, però questa è una funzionalità che esporremo a breve sull'attuale cruscotto dell'operatore economico. Ripeto quello che ha già detto Alessandro prima, essere presenti in quell'elenco non significa automaticamente essere un operatore economico migliore o peggiore degli altri, ma semplicemente ci si è aggiudicati una gara negli ultimi 120 giorni e quei documenti, i documenti utilizzati per quella aggiudicazione, vengono immediatamente messi a disposizione delle altre stazioni appaltanti. Su come entra uno soggetto all'interno degli operatori economici, credo che abbia risposto Michele, è già diventato operativo, sì, non c'è una fase di transizione. Il vecchio cruscotto dell'operatore economico non c'è più, è rimasto, quella parte è rimasta invariata. Ok, questa è una sparita opzione. Ma quando l'operatore economico individua il subappaltatore, tipicamente l'aggiudicatario in fase di esecuzione individua il subappaltatore, a meno che non sia un subappaltatore già presentato in offerta, in quel caso è possibile specificarlo da subito. Quali documenti dovrebbe inserire l'operatore economico? Qualche esempio. Allora, sono i documenti in possesso dell'operatore economico, quindi particolari certificazioni non reperibili da enti pubblici, ovvero ottenute da soggetti privati, oppure ad esempio il documento più comune
sono i documenti a comprova del fatturato, quindi fatture o documenti del genere, oppure altre esecuzioni di appalti o forniture, fornitore o servizi omologhi a quello al quale si sta partecipando o svolti nell'ambito privato, quindi non da committente pubblico. In generale sono i requisiti speciali che l'operatore economico comprova con propri documenti. Microfono spento. Scusate, microfono spento. Le richieste di comprova dei requisiti generano delle PEC inviate alla PEC indicata dall'operatore economico in fase di registrazione? No, compaiono all'interno del sistema. La notifica rimane a carico della stazione appaltante per il momento. E poi c'è una legge c'è una domanda sulla legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano che chiederei a Alberto di affrontare. Direi risponderemo perché non conosco la legge di Bolzano, non abbiamo lavorato su questo caso, sa. Ok, però sembrerebbe un caso degno d'approfondimento, visto che c'è comunque una norma provinciale che dice qualcosa di diverso rispetto a quella nazionale. Le richieste di verifica dei requisiti della stazione appaltante vengono inviate via mail oppure l'operatore economico deve controllare regolarmente? Ho risposto poco fa che fa fede la notifica della stazione appaltante per quanto riguarda le richieste. Sia come notifica, cioè come decorrenza dei termini, sia come contenuto della richiesta. Fa fede quello che ha chiesto la stazione appaltante per i mezzi già adottati in precedenza. La stazione appaltante ha contezza della documentazione inviata dall'operatore economico con una PEC mail di riscontro alert? Anche qui no, è a sistema, la risposta viene acquisita al sistema. Il sistema gestisce anche le violazioni nel pagamento delle imposte non definitivamente accertate? In questo momento ancora no, ma stiamo lavorando con l'Agenzia delle Entrate per rispondere pienamente alle ultime novità in materia. Per i servizi di ingegneria già in fase di gara va individuato l'eventuale subappaltatore, quindi generare e comparire, se è previsto, sì, è possibile. Se al momento l'operatore economico non ha partecipato, non ha intenzione di partecipare ad alcuna gara, il fascicolo deve essere completato lo stesso? No, solo in questo momento solo se ha intenzione di partecipare ad appalti pubblici. Oggi le imprese sono già operate da impegni e non si possono permettere assunzioni di personale o impegnare maggiormente persone per fare quello che spetta alle stazioni appaltanti, e questo credo che abbiamo detto più o meno prima. L'iscrizione dell'operatore per lotto CIG spesso rappresenta un appesantimento. Allora, qui c'è un meccanismo nel caso di partecipazione a molteplici lotti della stessa gara, c'è un meccanismo di semplificazione per passo cosiddetto multilotto, però parliamo ovviamente di gare multilotto. Se si tratta di appalti diversi, chiaramente non possiamo fare altrimenti. E non lo so se a questo punto sono le 13:30, abbiamo i quesiti continuano ad aumentare. Allora, sì, intervengo. Penso che si possa dare uno stop, anche perché sennò veramente è tendenzialmente infinita la richiesta. Insomma. Ecco, prego, Giorgio. Vabbè, chiaramente vi ringrazio, diciamo, per la disponibilità. Come avete visto, l'interesse è ampio e ci sono tante piccole cose che dobbiamo imparare a far funzionare e a partecipare al funzionamento di questo strumento. Quindi, ringraziandovi, magari nell'utilizzo vediamo se sarà opportuno e necessario fare un ulteriore incontro tra qualche mese dopo che abbiamo per utilizzarlo e ne cogliamo magari anche le potenzialità e i suggerimenti per potenzialità ulteriori che si possono sviluppare. Ringrazio il Presidente che anche è comparso davvero, perché tutti questi processi richiederanno un po' di tempo di essere messi a regime, c'è cioè normalità, e quindi veramente vi ringrazio il grande lavoro che c'è dietro.
conosciamo gli strumenti informatici, conosciamo le loro difficoltà e quindi diciamo, quindi ringrazio di nuovo a tutti quanti e magari ci riaggiorniamo in un prossimo futuro. Non so se il Presidente vuole dirci una parola di conclusione, vi saluto anche lui. Grazie, no, semplicemente grazie ancora, grazie di questa occasione di incontro e naturalmente poi questi strumenti anche sul nostro sito sono spiegato l'utilizzo e quindi tante domande probabilmente troveranno e grazie degli spunti perché eventualmente inseriremo dei chiarimenti sul sito per dare indicazioni su come si utilizzano. Grazie ancora di questa occasione. Grazie anche a tutti quanti, avvertendo che la registrazione dovrebbe essere di tutto l'evento, disponibile domani e niente, alla prossima se ci saranno aggiornamenti. Grazie molte. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Buona serata, arrivederci.